Bella a tutti ragazzi, qui è Tola Fra che vi parla, oggi sono qui con un nuovo video, sempre su Clash of Clans. Ormai è chiaro quanto sia importante questo argomento sul mio canale, quindi cerco di trattarlo il più possibile, nella maniera più dettagliata possibile. Di cosa parleremo oggi? Beh, avete letto dal titolo che l'argomento riguarda le gemme, le tanto amate gemme che tutti si, diciamo, tribolano per procurare. Beh, io me le procuro semplicemente utilizzando Upbounty, che è questa applicazione. Il video su come scaricarla, su come utilizzarla, come quindi guadagnare gemme gratis, lo trovate sul mio canale, ma anche qui in descrizione del video. Quindi fateci un salto e guadagnate anche voi le vostre gemme gratis, perché sono davvero utili e poi alla fine sono gratis, quindi non saprei cosa potrebbe esserci di meglio. Comunque, ho avuto modo, appunto, grazie a tutte le gemme che ho guadagnato, di utilizzarle per varie cose, queste super gemme molto molto utili. Ho scoperto, cioè, o meglio, ho constatato che il modo più facile per utilizzarle e più anche funzionale è quello di portare su le caserme. In che senso portare su le caserme? Di migliorare l'efficienza di quest'ultime. Infatti, utilizzando 10 gemme oppure anche una gemma in questo periodo, perché è essenzialmente il periodo natalizio, avrete la possibilità di moltiplicare la loro velocità di 4 per, quindi la velocità di produzione delle truppe sarà 4 volte più veloce rispetto al normale. Sarà valida lo stesso ragionamento anche per il re barbaro, che quindi si riposerà e dormirà di meno, ma sarà più efficiente, e quindi avrete a disposizione il vostro rebarbaro in un tempo molto molto inferiore. Stessa cosa per la fabbrica degli incantesimi, che vi assicura una produzione di incantesimi continua e molto rapida. Soffermandoci però comunque sempre riguardo alle caserme, perché poi alla fine gli incantesimi scusate, gli incantesimi e il resto sono un po' meno di rilievo, ecco, potremmo dire. Soprattutto le caserme, ho iniziato a fare una serie di attacchi utilizzando barbari e ceri come ero abituato a fare. Guardiamo il nostro registro degli attacchi e come vedete sono tutti attacchi, diamo un'occhiata, da 1 ora e 50 minuti, ecco, circa 2 ore fa ho attivato con le gemme, appunto, le caserme, e come vedete ho guadagnato nell'arco di 52, circa una mezz'oretta, ho guadagnato la bellezza di 144.000, 146.000, 111.000, 238.000, 222, 161.000 di oro, perché puntavo essenzialmente all'oro. Ecco, sembra chiaro quanto sia efficiente questo metodo di utilizzare le gemme sulle caserme. Abbiamo fatto su più di 1 milione di risorse, soprattutto di oro, ecco, ripeto, più di 1 milione di oro nell'arco di una mezz'ora, utilizzando solamente 4 gemme più, senza tralasciando naturalmente quelle del Re Barbaro, quindi facciamo 4, 5 e magari anche quelle degli incantesimi, anzi quelle lì non le ho neanche usate, quindi utilizzando 5 gemme, perché siamo in periodo natalizio, altrimenti ne avrei utilizzate una quarantina, abbiamo fatto su la bellezza di 1 milione e passa di oro. Se noi cerchiamo di vedere quanto costa 1 milione di oro, ci accorgiamo che qui solo 600.000, se andiamo nel nostro tesoro, ecco, quello che chiama tesoro, comunque se vogliamo usare le gemme per riempire i nostri depositi, ci accorgiamo che per soli 600.000 di oro dobbiamo sborsare la bellezza di 389 gemme. Certo, li abbiamo all'istante, non dobbiamo stare lì a far truppe, ad attaccare, a cercare villaggi, eccetera. Però capite anche voi che se avete una mezz'oretta libera, un'oretta libera, o anche un'oretta e mezza, fino a 2 ore libere, perché il miglioramento dura per 2 ore, e avete qualche gemmina da spendere, non utilizzatele per riempire i depositi in questa maniera, perché è svantaggiosissimo. Vi ripeto, facciamo il caso che io abbia utilizzato 50 gemme, facciamo il caso che circa 1 milione di oro costi intorno alle 400 gemme, ecco, costa, anzi 500 gemme credo che sia giusto. 1 milione di oro costa, vi viene a costare 500 gemme,
Io un milione di oro l'ho fatto su con 50 gemme, quindi un decimo. Facendo un piccolo calcolo risulta effettivo il vostro guadagno. Quindi se voi spendete 500 gemme portando sulle vostre caserme, quindi attaccando eccetera, e non comprando l'oro da qui, potete fare fino a 10 milioni di oro. Questo è un piccolo calcolo, naturalmente poi uno non è che sta lì tutto il giorno ad attaccare, però era per farvi capire quanto valesse la pena portare su le caserme. Ora, in questo momento, che costano una gemma l'una, capite bene che il vantaggio è impressionante. Naturalmente in futuro faranno anche altre offerte, quindi tornerà questo vantaggio di poter migliorare le caserme con una sola gemma. Dunque non lasciatevelo sfuggire, perché secondo me è il metodo migliore per spendere le gemme. Poi naturalmente c'è anche il fatto di diminuire il tempo di costruzione, ma quello lì secondo me non serve più a, non serve a molto. Quindi io vi dico che a parer mio portare su le caserme con le gemme è la cosa migliore. Portarle su, scusate, lascio intendere migliorare i tempi di produzione. Oh, 11 secondi, tra l'altro. Migliorare i tempi di produzione e velocizzare appunto la quantità di truppe prodotte. Se fate un attacco, voi tenetele sempre piene. Quando voi attaccate, tornate al villaggio. E anche se avete svuotato tutte le truppe dei vostri accampamenti, quando tornerete, state pur tranquilli che gli accampamenti saranno già mezzi pieni, quindi non aspetterete molto per rifare il vostro attacco. In una mezz'oretta fate una marea di risorse. Dato la fra è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Date un'occhiata al mio canale e al video su come guadagnare gemme gratis. Ci vediamo alla prossima. Ciao!